alla Prometo Extra, Liano Lossini di Ancona, benvenuti per la nona giornata del campionato di Serie B Old Wild West Girone C. In campo, tra pochi secondi, i padroni di casa della Luciana Mosconi Ancona contro la Globo Campli, gara che sancisce il ritorno tra le mura amiche della Luciana Mosconi Ancona dopo due turni esterni in quella di San Severo e di Pescara, dove non sono arrivati punti, ma la squadra di coach Marsigliani ha comunque ottenuto consensi. Non bastano però per fare la classifica, la Luciana Mosconi è a quota 8 punti, 4 partite vinte, 4 perse. Dall'altra parte c'è la Globo Campli, che è il fanalino di coda del girone C, con 7 partite giocate, 7 sconfitte. Campli che in classifica ha meno 4 per la penalità ricevuta per delle inadempienze burocratiche relative alla scorsa stagione. Si è partiti qui al Pala Rossini con la Luciana Mosconi in attacco, quintetto anconetano formato da Filippo Centanni, Simone Centanni, Polonara, Giombini e Riccardo Casagrande. Novità quindi di rilievo per Yannick Giombini, che si prende subito il primo tiro, sbaglia il rimbalzo catturato da toccato da Polonara e il pallone però è uscito, quindi c'è il primo possesso per la formazione abruzzese, che ha in campo numero 13 Scortica, 13 Milosevic, 16 Tiam, 21 Vona e 30 Miglio. Attacca la formazione biancorossa allenata dal coach Tarquini. Il primo tiro da parte di Miglio, l'errore, rimbalzo toccato da Simone Centanni, la palla che rimane in zona d'attacco per la formazione farnese, che nell'ultimo turno ha riposato. Ultima uscita per la squadra abruzzese, risale al derby contro Campli, perso per 86-65. Ancora un fischio arbitrale a fermare l'azione degli abruzzesi, con Riccardo Casagrande che ha toccato il pallone con il piede, quindi rimessa ancora per Campli, che complicata rimessa, Casagrande intercetta ma non trattiene. Ancora una opportunità per Campli, se ne sono andati 44 secondi del primo quarto, 0-0, retine inviolate in questo inizio di partita. C'è Milosevic in punta per Scortica, palleggio fuori ancora per Milosevic, si alza da 3 punti, Milosevic sbaglia, rimbalzo catturato da, non trattenuto da Casagrande, ancora un'occasione per la formazione abruzzese, con Scortica che si carica la rimessa, riceve Tiam contro Giombini, spalla canestro per Mame Tiam, c'è il canestro e il fallo da parte di Yannick Giombini. Primo canestro dell'incontro lo realizza quindi Tiam, numero 16, fratello del giocatore che milita nella Janos Fabriano. Fabriano che sarà il prossimo avversario della Luciana Mosconi domenica 2 dicembre a Pala Guerrieri. Realizza il libero supplementare, 3-0 Campli in questo avvio di match. Filippo Centanni in palleggio, esce, riceve Simone Centanni, c'è un cambio di marcature sotto per Giombini, fuori per Casagrande, piedi per terra, via 3 punti e realizza Ricky Casagrande. Primi punti anche per Riccardo Casagrande, 3 pari al gioco da 3 punti di Tiam, ha risposto la tripla di Casagrande, 3 pari, 1 minuto e mezzo, passaggio sporcato ma arriva lo stesso a Tiam, poi Milosevic contro Polonara, palleggia, ingaggia il contro 1 contro 1, Milosevic contro Polonara, fuori per Vona sulla sirena dei 24. Fa partire un cross intercettato da Filippo Centanni. Casagrande dall'altra parte, tiro da 3 punti e c'è il fallo su di lui, commesso da parte del capitano della formazione abruzzese Miglio. Non è troppo d'accordo. Comunque ci sono 3 tiri liberi per Riccardo Casagrande, realizza il primo. Vantaggio anconetano 4-3, ancora un tiro dalla linea, 2 su 2 per Casagrande.
terzo libero per Casagrande, 3 su 3, 6-3, sono tutti dell'ex capitano di Roseto i punti della Luciano Mosconi in questo avvio di partita, avanti 6-3. Se ne sono andati i primi due minuti del primo quarto. Milosevic, esce e riceve Scortica, ancora Milosevic, un po' statica la squadra abruzzese, Vona, Scortica, esce, tira dall'angolo da tre punti, va a realizzare ed è impattare a quota 6. Riparte Ancona con Casagrande, Polonara, Simone Centanni, va dentro, lo scarico per Giombini, fuori per Polonara, ancora un passaggio sul perimetro, Filippo Centanni va dentro, ingaggia Doreo, duello contro Bona, va a realizzare in penetrazione mano sinistra, 8-6. Palla persa tanto da Scortica, Filippo Centanni è bravo a raccogliere dalla spazzatura, sotto per Polonara, appoggia al ferro e primi due punti anche per Valerio Polonara, 10-6 Luciana Mosconi. 3 minuti del primo quarto se ne sono andati. Scortica fuori ancora per Milosevic, uno contro uno contro Polonara, appoggia al vetro Milosevic, la palla è sputtata dal ferro, rimbalzo proprio di Valerio Polonara, accelera Simone Centanni, fuori per Filippo, poi in punta per Polonara, extra pass per Riccardo Casagrande da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Scortica, bella azione sul perimetro, non finalizzata a dovere dalla formazione anconetana, avanti di 4 punti. Scortica di nuovo da 3 punti, questa volta è corto, rimbalzo di Valerio Polonara, poi Simone Centanni, in qualche modo la palla arriva dall'altra parte del campo, Filippo Centanni dentro per Valerio Polonara e va a realizzare 4 punti consecutivi per il lungo anconetano, 12-6, doppiato Campli con piuttosto facilità in questo inizio di partita. Tiam per Milosevic, dentro per Vona, tiro cadendo all'indietro, corto, rimbalzo di Giombini che dà subito il pallone a Filippo Centanni, Simone Centanni, arresto, tiro dalla media distanza, risbaglia e il pallone però non è trattenuto da Milosevic, buon per la Luciana Mosconi questo errore da parte del numero 13 Milosevic. Rimessa per Casagrande, spalla canestro proprio contro Milosevic, il taglio, la ricezione di Giombini, fuori per Polonara, tiro da tre punti per Valerio Polonara, lungo, rimbalzo di Giombini che tocca tra due avversari, c'è però il pallone che è uscito e quindi sarà rimessa in favore della formazione farnese. 12-6 dopo 5 minuti del primo quarto. Milosevic, Scortica in palleggio, taglio di Vona che elude la difesa di Casagrande, ci sono anche i primi due punti per Davide Vona, 12-8 per la Luciana Mosconi in attacco con il palleggio di Casagrande contro Vona, mano destra va per l'appoggio facile al canestro, facile ovviamente per Riccardo Casagrande, 8 punti fino a questo momento per Ricky Big House, 14-8 il tiro di Milosevic, a rimbalzo Giombini, sporca il rimbalzo, non viene, non trattiene, quindi c'è il possesso in fase offensiva da parte della formazione camplese. Poco meno della metà del primo quarto, 4 minuti e 54 alla fine della prima frazione, Bona per Miglio, dall'angolo Miglio, il tiro che l'errore, rimbalzo di Casagrande e Giombini, corre Filippo Centanni, va in penetrazione, lo scarico per Polonara, la ricezione di Casagrande contro Vona, poi ricomincia da Simone Centanni e c'è Scortica che gli scippa il pallone, va per il contropiede in solitaria, 4 punti di Scortica, 14-10 per la formazione
Ancora Centanni in attacco con Simone Centanni, da tre punti e la tripla di Simone Centanni per il primo canestro dal parte di Simone Centanni, 17-10 per i dorici. Ora Miglio per Tiam e il fallo di Giombini che atterra in maniera abbastanza anche plateale il suo diretto avversario. Cambio per la Luciana Mosconi, esce Yannick Giombini ed entra Alessandro Luini. Esordio quindi per Ale Gigi Luini in partita, con Yannick Giombini che ha sperimentato per la prima volta il sapore del quintetto base in Serie B, sicuramente una cosa di grande valore per un giocatore, ricordiamo, classe 2001 come il numero 45 dorico. L'errore di Tiam al primo tiro libero, secondo opportunità, realizza primo punto anche per Mamma Tiam, 17-11 per Ancona che ha palla in mano e il tentativo di uscita dall'area di Casagrande si allaccia con Milosevic, fallo da parte di Milosevic. Rimessa laterale dopo l'operazione di asciugatura del parquet per Ancona che è avanti di 6 lunghezze. Fino a questo momento ci sono 8 punti di Riccardo Casagrande, 2 di Filippo Centanni e 4 di Valerio Polonara. Si può riprendere finalmente a giocare con Filippo Centanni per Casagrande. Nell'angolo Simone Centanni si alza da tre punti, corto, rimbalzo è di Bona che fa un buon tagliafuori su Luini. Può partire di nuovo Campli. Tiam, palla schiacciata a terra di Miglio per Tiam. Non si intendono i due giocatori proprio davanti a coach Tiziano Tarquini che maledice l'azione che riconsegna la palla nelle mani della Luciana Mosconi. Polonara, gancio in entrata, palla che danza sul ferro ed esce, sputata fuori, ritorna in mano agli ospiti con Bona, da tre punti, va a realizzare Bona, canestro del meno 3 per Campli, 17-14. Ovviamente Campli non vuole essere la vittima sacrificale, né stasera né mai, oggettivi le difficoltà di una squadra che ha praticamente un'età media di poco superiore ai 18 anni. Intanto Simone Centanni è andato a realizzare la sua seconda tripla della serata, 20-14 per la Luciana Mosconi. Ancora Tiam che non trattiene il pallone e c'è cambio nelle file doriche, doppio cambio nelle file doriche, entrano capitan Lorenzo Baldoni e Sergio Maddaloni, a far posto loro Valerio Polonara e Filippo Centanni. Il tutto mentre mancano 2:31 alla fine del primo quarto, 20-14, ancora più 6 per la formazione di coach marsigliare. Ora in attacco, in cabina di regia adesso Sergio Maddaloni. Il fallo lontano dalla palla fischiato a Milosevic, ancora che sta soffrendo la marcatura di dover marcare Riccardo Casagrande. Cambio anche per Tarquini, esce Miglio ed entra De Santis, panchina anche per Milosevic al suo posto numero 41 Raicevic. Rimesso dal fondo per Maddaloni,
la ricezione di Simone Centani da 3 punti, l'errore, rimbalzo di Rajcevic che vola più in alto di tutti. Ultimi 2 minuti in arrivo del primo quarto. De Santis contro Casagrande, il taglio di... Era Scorti che il taglio di De Santis, non si intendono i due ancora compagni di squadra. Ancora una palla persa per Campli, che non sta sfruttando a dovere le tante opportunità concesse, le parecchie opportunità concesse dalla formazione anconetana. Avanti di 6 punti e con la palla in mano. Maddaloni esce, riceve Centani, dentro per Baldoni, raddoppiato, Baldoni contro Rajcevic, spalla canestro, c'è il raddoppio di Thiam, lo scarico fuori per Casagrande, ancora Casagrande, il palleggio contro Bona, si alza sulla sirena dei 24, l'errore, poi ancora una palla persa, stavolta di Campli, con Maddaloni, va per la penetrazione, soluzione individuale, il fallo a fermare l'accelerata di Sergio Maddaloni. Rimessa per Ancona, 1 minuto e mezzo per chiudere il primo capitolo di gara. Maddaloni contro Rajcevic, poi per Luini, il canestro di Ale Luini, 22-14, primi 2 punti anche per Alessandro Luini. Scortica per Rajcevic, va contro Luini, vuole il fallo Rajcevic, tutto regolare secondo l'arbitro, palla per Maddaloni che va in transizione, poi passaggio dietro schiena per Casagrande, dalla 3 punti Lorenzo Baldoni sbaglia, rimbalzo toccato da Casagrande che va in al tiro, fallo su di lui commesso da Thiam. Ancora un fallo subito da Casagrande che continua a essere quello che è stato finora il giocatore con più falli subiti dell'intero girone C, già arrivati a 4 falli subiti. Sul cubo del cambio c'è Matteo Redolf che entrerà dopo il liberi probabilmente di Casagrande, Redolf che, per il quale si tratta di un rientro in squadra dopo l'infortunio alla caviglia che lo aveva fermato durante la partita di San Severo, gli aveva anche impedito di giocare a Pescara. 2 su 2 intanto di Casagrande, Ancona sul più 10, esce proprio Ricky Casagrande, 10 punti per lui. Alzo posto quindi Matteo Redolf che rientra in squadra, dicevamo, dopo essere stato ai box nell'ultima partita giocata alla pala elettra dalla formazione di Marsigliani contro Pescara. C'è il canestro tanto da parte di De Santis, un po' dimenticato dalla difesa anconetana. Ancora avanti di 8 punti Redolf, Luini consegnato per Simone Centani, tiro a 3 punti lungo, cozza contro il secondo ferro, rimbalzo di Bona, 15 secondi per chiudere. De Santis, il palleggio andrà fino alla fine, la formazione camplese con De Santis che si inventa un canestro praticamente sulla sirena, che arriva con la preghiera di Maddaloni, nulla di fatto, finisce il primo quarto, 24 Luciano Mosconi, 18 Globo Camp. Tutto pronto per il secondo quarto della partita tra la Luciano Mosconi Ancona e la Globo Campli, incontro valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie B, girone C o Wild West. I primi 10 minuti sono terminati con la formazione anconetana avanti 24-18 su Campli, ancora avuto anche 10 punti di vantaggio, 24-14, prima della fiammata finale firmata da De Santis, che ha praticamente rimesso in carreggiata Campli. Comunque la partita equilibrata, ed ora ancora un errore adesso difensivo piuttosto marchiano da parte dei giocatori dorici che permettono a Bona di realizzare il canestro del -2, 24-20.
Cambio subito per Tarquini, che richiama in panchina il numero 12 Scortica ed entra il numero 7 Faragalli. Rimessa per Ancona con Sergio Maddaloni. In palleggio Redolf, Conte De Ruiz, Raicevic, Simone Centanni. Arresto e tiro di Centanni, corto rimbalzo di Thiam che taglia fuori benissimo Baldoni. Riparte Campli con Raicevic. Bona. Fuori per De Santis, Raicevic, il tiro da due punti, palla che sbatte sul tabellone, non vede neanche il ferro. Riparte Simone Centanni, palleggia ancora del numero 6, sotto per Baldoni contro Thiam, il giro di dorsale di Baldoni, movimento marchio di fabbrica di Capitan Baldoni, 26-20. Dopo un minuto del secondo quarto, De Santis ancora fuori per Raicevic. Ma dentro Raicevic c'è il fallo da parte di Sergio Maddaloni, che dice di aver toccato il pallone. Ma il fischio manda in lunetta Maddaloni, doppio cambio per la Luciana Mosconi. Esce Simone Centanni, esce anche Ale Luini, rientrano Filippo Centanni e Valerio Polonara. Raicevic sbaglia il primo tiro. Uno su due per Raicevic. Più 5 per la Luciana Mosconi, palla in mano. 8.35 per l'intervallo. Filippo Centanni per Polonara. Polonara contro Bona, ingaggia il duello, ancora la danza sul perno, il tiro, il fischio, il fallo da parte di Bona, che non ci sta, ma c'è il fallo dell'arbitro, fischio dell'arbitro per liberi per Valerio Polonara. Realizza il primo. Due su due per Valerio Polonara, 28-21. Con Campli ora in attacco. De Santis da tre punti, palla che gira sul ferro ed esce. Anche in questo caso tiro abbastanza libero. Filippo Centanni in transizione per Maddaloni, sotto per Baldoni, ancora spalla canestro, il raddoppio rude di Raicevic, ma regolare. Poi Polonara per Redolf, l'errore. 3-2, buon per la Luciano Mosconi che Bona abbia intercettato. Time out per Campli, 28-21, Luciana Mosconi, Ancona, 7.54 alla fine del secondo quarto. Colore blu 52, colore blu 52, qualcuno, eccolo qua, e guardate dopo, poi colore verde 89, colore verde 89, vediamo qua se si alza, va avanti anche con l'altro, poi si riprende dopo il time out richiesto da coach Tarquini con Campli abbondantemente di partita, 28-21 per Luciana Mosconi Ancona a 7 minuti e 54 alla fine del secondo quarto. Ancona sonnecchiante,
Filippo Centani ci prova da tre punti, sbaglia, rimbalzo è catturato da Rajcevic, corre Campli con De Santis fuori per Faragalli, l'arcobaleno in penetrazione di Faragalli sputato dal secondo ferro. Redolf si alza da tre punti, Matteo Redolf, palla che faccia il ferro ed entra, prima tripla, il primo canestro, primi punti per Rudy Redolf. 31 ancora, 21 Campli, aggiornato, eguagliato il massimo vantaggio di 10 punti che avevamo anche avuto nel primo quarto. Ancora Faragalli in penetrazione, lo scarico per Rajcevic, si alza l'errore con due giocatori anconetani praticamente addosso, la transizione anconetana, Polonara, già virata di Polonara che non è fortunato, palla che gira sul ferro ed esce, ribaltamento Vona per Tiam contro Baldoni, Tiam ancora contro il capitano, alza la parabola, il capitano fa buona guardia, non c'è il fallo, riparte ancora con Filippo Centani, lo scarico per Valerio Polonara che ha qualche problema per toccare e trattenere il pallone, poi c'è l'errore di anche di Maddaloni, c'è il fallo tecnico fischiato un po' a sorpresa per le proteste di fallo di Maddaloni, fallo tecnico di Maddaloni che ha protestato, voleva forse il contatto sanzionato. ...6:28 alla fine del secondo quarto, il fallo tecnico di Sergio Maddaloni, manda in lunetta Vona, sbaglia il libero per il fallo tecnico, ora c'è il possesso per la formazione farnese sotto di 10 punti. Attacco Faragalli, Vona, ancora Faragalli, gioca sul blocco di Rajcevic, poi va in accelerazione, ancora il piccolo numero 7, c'è Filippo Centani e De Santis, la palla continua a essere nelle mani di Campli, 2 secondi, Vona da 3 punti, praticamente sulla sirena, la palla che si incastra tra ferro e tabellone. E c'è la rimessa quindi per la formazione coletana e cambio per Marzegliani, panchina per Matteo Redolf, esordio in partita per Lorenzo Paiola. Ancora oggi ha referto Alessandro Bolognini, classe 2001, non c'è Tommaso Cognini, altro giocatore dell'under 18 della formazione del Capstamura, dalla quale la Luciana Mosconi può attingere a piacimento pescando da un serbatoio molto talentuoso. Si riprende a giocare con 6 minuti sul cronometro, 31-21 ancora, Baldoni riceve con qualche problema, su di lui c'è Pekovic che è attratto, ora palla persa del capitano direttamente nelle mani di Vona che va dall'altra parte e va a realizzare, servire poi il canestro di Pekovic. Esplode la panchina farnese al canestro da parte di Pekovic, di nuovo ancora un attacco, Baldoni contro Rajcevic, questa volta Baldoni manda al bar il suo diretto avversario. Con di nuovo 10 punti, 33-23 per la Luciana Mosconi, a 5 minuti poco più alla fine del secondo quarto. Buona, palla sul perimetro, Rajcevic non ci pensa due volte, da 3 punti e va a realizzare il canestro del 33-26 per la Luciana Mosconi. Maddaloni in palleggio contro Faragalli che spende un fallo, energia, mani addosso, fallo fischiato
doppio cambio ancora per Ancona con la, l'uscita di Maddaloni e Baldoni. Rientrano Simone Centanni e Riccardo Casagrande. ...33-26... si torna in gioco con Filippo Centanni, con il palleggio ancora contro Faragalli. Simone Centanni sotto per Polonara che non riesce a trattenere, poi Miglio attacca Campli con Pekovic, perde il controllo del pallone, Polonara lo conquista, serve Casagrande che preferisce fermarsi, mettersi il pallacanestro improprio, va a realizzare canestro di tutta esperienza da parte di Casagrande. Ancona in avanti 9 punti, 35-26 a 4-17 alla fine del secondo quarto. Ritorna in campo dopo il time out a 4-17 alla fine del secondo quarto. Ancona realizzato con Riccardo Casagrande il suo 35esimo punto, 26 ne ha subiti, più 9 per i dorici che hanno avuto il massimo vantaggio di 10 punti in un paio di circostanze, ma Campli è stato sempre bravo a rimanere attaccato alla partita, a non mollare. Ha sbagliato anche tanto la formazione ospite. E ora in attacco con Rajcevic, senza paura, contro Casagrande e Paiola. Ancora Rajcevic in due occasioni. Si ferma Casagrande per un colpo ricevuto. Si può riprendere dopo il colpo ricevuto da Casagrande con Campli che ha rosicchiato. Ora sono 7 i punti di vantaggio della formazione anconetana. Ora è palla in mano Filippo Centanni, Simone Centanni, il tiro da 3 punti da parte di Simone Centanni, torna a segnare i primi punti del secondo quarto per lui, 9 punti finora per il maggiore dei fratelli Centanni. Miglio, l'errore, rimbalzo di Casagrande, corre Ancona ancora con Simone Centanni, sotto per Polonara, l'errore di Polonara. Riparte Campli con Ancona che ha fallito l'occasione per aggiornare il suo massimo vantaggio. Rimangono 10 le lunghezze da parte dei padroni di casa. Faragalli, il taglio di Miglio contro Paiola, ancora Miglio che va a realizzare il meno 8 per Campli. Casagrande, il consegnato per Filippo Centanni, ancora per Simone Centanni nell'angolo. Casagrande si alza da 3 punti, Riccardo Casagrande, il punto del più 11 Ancona, con Casagrande che è arrivato a quota 15, il dominatore di questa prima parte di gara. Rajcevic sbaglia, rimbalzo catturato da Pekovic che non ci pensa su due volte, tira anche lui, sbaglia. Filippo Centanni in penetrazione, lo scarico per Valerio Polonara, questa volta il ferro è amico da parte di Valerio Polonara. Ancora lunga adesso, 43-30, in arrivo gli ultimi 2 minuti del secondo quarto.
Milosevic contro Casagrande che fa buonissima guardia, ancora palla per Miglio, 6 secondi per chiudere, Rajcevic contro Paiola, Milosevic ancora il pallone sulla sirena dei 24, costretto alla forzatura, obbligato Miglio, l'errore, corre ancora adesso con Filippo Centanni, il pallone è intercettato e c'è time out da parte di coach Marsigliani. 43 Ancona, 30 Campli, 1:35 alla fine del secondo quarto. Time out di coach Maurizio Marsigliani dopo l'allungo anconetano, 43-30 per la squadra di casa che ha operato adesso un cambio, è uscito Polonara, è rientrato Yannick Giombini che aveva debuttato, aveva esordito nel quintetto iniziale ed ora probabilmente giocherà questo ultimo scampolo di primo tempo. Paiola, il taglio di Centanni, poi il passaggio per Casagrande che continua a fare la voce grossa. 45 Ancona, 30 per Campli, palla in mano che sta mollando un po' in questo finale di secondo quarto. Tiam Paragalli va in penetrazione, va a subire il fallo e a sbagliare. Fallo di Casagrande, liberi per Paragalli. Primo libero, sbagliato. Rimane a 30 la formazione ospite. Altro errore, il rimbalzo è controllato, anzi no, da Giombini. Non riesce quindi ad arpionare il pallone il baby classe 2001 della Luciana Mosconi. Ancona in difesa, Campo in attacco, Milosevic contro Casagrande, spalla canestro, fuori per Simone Centanni che intercetta. È un duetto tra fratelli, però c'è la palla persa per la formazione farnese, esce Milosevic, rientra Vona, occasione persa per l'Ancona per allungare ancora il risultato che rimane sul più 15, 45-30. È stata un'impennata, un 7-0 parziale aperto da parte degli dorici che dal 38-30 lo sono al 45-30. Fallo intanto di Simone Centanni, 44 secondi per chiudere, rimessa in zona d'attacco per Miglio, sotto per Tiam che va a eseguire alla perfezione il taglio. Punti ancora per Tiam, 45-32. Muove il punteggio Campli, Giombini appoggia, sbaglia, rimbalzo ancora catturato da Giombini che stavolta può appoggiare con maggior facilità, primi due punti anche per Yannick Giombini, ultimi 21 secondi per tornare poi negli spogliatoi, fa scorrere il cronometro, 9 secondi, Faragalli contro Filippo Centanni. Ancora Faragalli va in penetrazione, il fallo di Filippo Centanni
sulla penetrazione di Faragalli, che molto rapido. Fallo non è di Filippo Centani ma di Casagrande. Seconda penalità per Casagrande e liberi per Faragalli, che va a sbagliare ancora dopo il 0-2 di pochi istanti fa. Segna 33 per Campli, 3 secondi per chiudere. Simone Centani che perde il pallone, anzi lo conquista, non riesce però a combinare granché di buono. Finisce il primo tempo con la Luciana Mosconi avanti 47-33 sul Globo Campli. Tutto pronto per il secondo tempo dell'incontro tra la Luciana Mosconi Ancona e la Globo Campli. Primi 20 minuti terminati con la formazione di casa avanti 47-33, 14 punti di distacco maturati nella parte finale del secondo quarto. Ancona infatti è stata al massimo in vantaggio di 10 punti per almeno 15 minuti di gioco, poi dal 38 a 30 del sesto del secondo quarto si è chiuso col 47-33, quindi un break che ha fatto di fatto allungare il gap tra le due squadre. Per livello statistico Ancona ha 17 punti da Riccardo Casagrande, autentico mattatore di questo primo tempo, 3 su 3 da 2 punti, 2 su 3 da 3, 5 su 5, praticamente vicino alla perfezione il giocatore di Senigallia. Dall'altra parte ci sono 7 punti di Scortica e di Vona. Si riprende con Campli in attacco, eccolo Scortica, il servizio di Scortica per Tiam che sbaglia in rovesciata dopo il suo taglio dalla linea di fondo, ribaltamento con Aleluini, lotta con Vona, fuori per Baldoni, il tiro da 3 punti di Baldoni e il capitano segna la tripla del più 17 in apertura di terzo quarto. Attacco Campli con Tiam che ha difficoltà ancora nel tenere vivo il pallone in mano. Palla persa per Campli. E nuova opportunità per la formazione di casa di allungare. Maddaloni ancora per Baldoni e c'è il fallo speso da Tiam su Baldoni. Secondo fallo per il giocatore fratello, ricordiamo, di Tiam che gioca nella Fabriano che attende proprio la Luciana Mosconi domenica prossima nel derby del Palaguerrieri. Attacca la Luciana Mosconi con Sergio Maddaloni per Casagrande, nell'angolo Simone Centanni contro De Santis, consegnato di Luini per Centanni che va a tirare, ma dopo il suono della sirena dei 24 nulla di fatto per la Luciana Mosconi che rimane in vantaggio di 17 punti. C'è il palla recuperata da parte della difesa anconetana con Riccardo Casagrande che si è immolato, si è buttato trattenendo il pallone, però la palla ha toccato un difensore, un avversario in maglia biancorossa. Operazione di pulitura del campo, poi si riprenderà con Ancona in attacco dopo 1 minuto e 20 del terzo quarto. Ancora Sergio Maddaloni contro Miglio,
Palleggio insistito di Maddaloni, in post per Baldoni, stavolta su di lui c'è Bona e Baldoni tenta il passaggio per Casagrande. Non si intendono i due e nulla di fatto ancora, si rimane sul 50-33 per la squadra ora in difesa scortica. Casagrande per poco non gli toglie il pallone, ancora scortica, si ferma, scivola, serve Miglio, un po' di confusione adesso per Campli, ancora Miglio contro Luini, linea di fondo, poi si allarga l'errore, rimbalzo di Baldoni. Simone Centanni vuole Casagrande, la palla intercettata da Scortica, riparte Campli, De Santis, Scortica, il rest tiro di Scortica, il canestro, il fallo di Baldoni su Scortica. Nono punto per Giacomo Scortica, che va a realizzare il libero supplementare. Riduce sensibilmente le distanze Campli con 14 punti di stacco dopo i 17 portati dalla tripla di Baldoni in apertura di secondo tempo. Luini fuori per Casagrande, linea di fondo per Luini e fallo per Casagrande, fallo, anzi no, ha pistato la linea Ricky Casagrande. Palla persa ancora per Ancona con coach Marsigliani che ha invitato il suo giocatore a tirare. Riparte Campli con Miglio, si alza da tre punti Miglio e va a realizzare. Capitan Miglio, Valerio Miglio, per il 39esimo punto, meno 11. Sicuramente la pressione sulle spalle di Campli è pari a zero, perché non provarci? Tanto Maddaloni è andato a subire fallo e quindi c'è il libero di Maddaloni, possibilità di segnare il primo punto per Maddaloni. Eccolo qua, primo punto per Maddaloni con il libero del 51-39 dopo 3 minuti del terzo quarto. Sbaglia Maddaloni, rimbalzo di Tiam. Scortica, parte Campli con Valerio Miglio in palleggio in cabina di regia. De Santis, ancora Scortica. Scortica si alza da tre punti, va a realizzare ancora Scortica, il protagonista di questa rimonta di Campli, che ora è a meno 9. Centanni da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Baldoni, fuori per Maddaloni, ancora dentro per Baldoni, l'extra pass per Luini. La palla è però persa, va in accelerazione De Santis, va a appoggiare al vetro e va a realizzare De Santis e c'è il logico timeout di coach Marsigliani. 6-18 alla fine del terzo quarto, 51 Luciano Mosconi, 44 Gobbo Campli. Time out di coach Marsigliani, chiamato dopo questa inerzia nelle mani della squadra ospite e dal 50-33 dell'apertura del terzo quarto ora è a 51-44, frutto di una poca concentrazione della formazione anconetana
su entrambi i lati e anche una leggerezza da parte della squadra di casa, che non deve assolutamente ritenersi già vincente, che c'è veramente tantissimo ancora da giocare. Casagrande sotto per Luini, tiro da Luini, il balzo ora di Baldoni, il canestro di Baldoni che toglie un po' le castagne dal fuoco. 53esimo punto per Ancona, più 9. Bona fuori per Miglio, scortica nel cuore contro Thiam e c'è il fallo di Baldoni speso su Thiam che stava penetrando. E liberi per Thiam fino a questo momento. 4 punti per lui, 2 su 3 finora nei precedenti viaggi in lunetta. Realizza Thiam il primo dei due liberi a disposizione. Su 2 per Thiam, 53-46 per Ancona. Ora Thiam anticipa Baldoni, palla persa per Ancona. Bona a 3 punti. Bona sbaglia il canestro che poteva portare addirittura a meno 4 la formazione farnese. Ora Maddaloni per Luini in velocità, il canestro di Luini che rimette ancora più 9. Il canestro dall'altra parte di Miglio e Luciano Mosconi sta continuando a concedere troppo nella sua metà campo. Ha già subito 15 punti in questo terzo quarto. Simone Centanni si mette in proprio, appoggia al tabellone, va a realizzare. Sono soluzioni comunque individuali. Miglio contro Maddaloni, fallo di Maddaloni che è andato a infrangersi sul blocco di Thiam. Doppio cambio per la Luciana Mosconi, rientrano Valerio Polonara e Filippo Centanni, panchina per Ale Luini e Sergio Maddaloni. Cerca di sistemare la difesa ovviamente Marsigliani, perché i 15 punti subiti in 6 minuti del terzo quarto sono veramente troppi. Scortica va in penetrazione, fuori per Bona, in punta per Miglio, da 3 punti Miglio sbaglia, rimbalzo di Polonara. Sbagliato un paio di canestri che potevano veramente riaccenderli in maniera importante. Ora c'è Centanni che va nel cuore dell'area, arresto e tiro, canestro del più 11. Miglio va a sbagliare ancora, errori che costano caro a Campli. Filippo Centanni, palleggio insistito, mano sinistra, appoggia e va a realizzare. E dopo i 4 punti di Simone c'è la penetrazione vincente di Filippo Centanni e stavolta il time out di Tarquini. 6-1 Ancona, 4-8 Campli, 3-42 alla fine del terzo quarto. Thank you.
Luciana Mosconi ha avuto paura in questo terzo quarto con la Globo Campli, che ha avuto anche nelle mani la tripla del meno 4. Poi 6 punti tutti griffati dalla famiglia Centanni hanno portato i dorici a 61-48. Ora c'è Filippo Centanni che può allungare, sbaglia però il libero supplementare. Palla però rimane nelle mani dei padroni di casa, Polonara contro Thiam, entrata di Polonara e va a spendere ancora fallo Thiam sulla penetrazione di Valeria Polonara. E questa volta in lunetta va il numero 13, maglia bianca, Valerio Polonara. Fino a questo momento 8 punti per lui. Sbaglia il primo libero, finora aveva tirato benissimo gli altri due concessi, sbaglia anche il secondo, rimbalzo è di Thiam. Rimangono 13 i punti di vantaggio per la formazione coletana. In difesa Miglio fatica, anzi non trattiene il pallone in mano dovuto alla pressione di Simone Centanni. Cambio per Tarquini, esce Scortica, esce anzi De Santis e rientra Faragalli. Ultimi 3 minuti e 20 per chiudere il terzo quarto. Filippo Centanni in palleggio contro Miglio, attende l'uscita di Simone, c'è la ricezione, chiude il palleggio Polonara e infrazione di 3 secondi di Polonara. Ogni tanto vengono fischiati. 3-0-4. Ancora avanti di 13 punti dopo aver toccato il più 17 in avvio di terzo quarto, ma ha lasciato poi che Campli prendesse fiducia, soprattutto concedendo troppo. Adesso Scortica va a realizzare da 3 punti mentre è caduto a terra Miglio, ma non sembra nulla di grave. Si rialza regolarmente Valerio Miglio, capitano della formazione farnese, che sicuramente dimostra di avere carattere pur oggettivamente delle deficienze a livello tecnico. Ovviamente la squadra giovanissima, squadra under 19, ricordiamo l'età media è 18 anni e mezzo, è un po' questo l'anno zero per la società di Campli dopo gli anni passati dove la squadra biancorossa ha sempre recitato un ruolo importante nel panorama della Serie B. Quest'anno si è deciso per ripartire, resettare tutto, ripartire quindi con i giovani. Ricordiamo che Campli ha la classifica deficitaria con un meno 4 ancora da neutralizzare la negatività dovuta a delle inadempienze economiche, burocratiche della passata gestione. Liberi per Filippo Centanni, sbaglia il primo, ancora un errore da parte di Filippo Centanni che ha nel suo tabellino finora 4 punti, diventano 5. Ultimi 2 minuti in arrivo del terzo quarto, ancora in avanti di 11 punti, Miglio fuori per Faragalli, Bona fuori ancora per Scortica, step back di Scortica da 3 punti, palla che accarezza il ferro e esce. 2 secondi per chiudere l'azione dopo la toccata di Casagrande che ha mandato il pallone fuori. Faragalli, Bona e va in, riesce a concretizzare un tiro, sbaglia però ancora Simone Centanni da 3 punti, sbaglia anche Simone Centanni, poi palla che in qualche modo
arriva Faragalli, confusione piuttosto evidente, Thiam contro Polonara, fuori per Scortica, ancora da tre punti, Scortica lungo, aspettate corto, c'è il rimbalzo in attacco di Bona e il fallo di Casagrande che va a fermare l'azione dei attaccanti farnesi. Terzo fallo per Casagrande, c'è un cambio, esce proprio Casagrande, gravato di tre falli. Campo per Matteo Redolf, che si è totalmente ristabilito dall'infortunio che l'aveva bloccato la scorsa settimana, impedendogli di scendere in campo a Pescara. Si riparte con Campli in attacco, Faragalli in qualche modo per Miglio contro Simone Gentani. Miglio, l'infrazione di passi di Miglio che alza il piede perno, ancora palla persa. Sinceramente non una partita frizzante, magari come anche le altre tre che erano state qui al Palarossini. Ricordiamo ancora un rullino di marcia casalingo immacolato con le vittorie contro Teramo, Senigallia e Corato. La tripla di Redolf per il più 14, Ancona a 57 secondi alla fine, ultimo minuto in arrivo per questo match. Scortica con Tropaiola riesce a tenere vivo il pallone in mano, Faragalli sbaglia, rimbalzo di Simone Centanni. 40 secondi per chiudere, Filippo Centanni, il blocco di Polonara, fuori per Paiola, si alza Paiola, sbaglia, rimbalzo di Polonara, ancora in attacco Filippo Centanni, va dentro la penetrazione, lo scarico per Paiola, corto e rimbalzo di Thiam. Ultimi 14 secondi, chiuderà con la palla con l'ultimo tiro Campli, Rajcevic, la difesa anconetana tiene bene il tiro da tre punti Rajcevic. Finisce qua un terzo quarto che vede la formazione della Luciano Mosconi avanti 65-51 contro la Campo Campli. Si torna in campo per l'ultimo quarto della partita tra la Luciano Mosconi Ancona e la Globo Campli. 6-5 Ancona, 5-1 Campli, più 14, lo stesso scarto che la formazione di casa aveva nell'intervallo. Intervallo arrivato sul 47-33, medesimo gap tra le due squadre. Canestro di Paiola per il 67-51. Dicevamo che nel terzo quarto Ancona ha toccato anche 17 punti di vantaggio, ma ha avuto anche un più 7 con Campli che aveva fallito la palla del tripla del meno 4, che per certi versi poteva cambiare inerzia e forse storia alla partita. Così non è stato. Poi la Luciana Mosconi ha iniziato di nuovo soprattutto a essere più concentrata in difesa. E il tentativo di rimonta da parte dei farnesi è stato per il momento neutralizzato. 2 su 2 di Thiam e 67-53 per i dorici. Ora in attacco Filippo Centanni, in palleggio contro Miglio, ancora Filippo Centanni nel cuore dell'area, dell'angolo per Redolf, si alza da tre punti Redolf, stavolta sbaglia dopo le due triple precedenti. Riparte Campli con Faragalli,
Rajcevic contro Redolf, fermo il palleggio, Thiam contro Paiola, va dentro Thiam, fallo di Paiola che blocca il tentativo di entrata da parte di Thiam, rimessa per Campli in zona d'attacco. Faragalli intanto è con il coach a parlare, si riprende a giocare, scortica Rajcevic, tiro da due punti e va a realizzare meno 12. Ancora non riesce a dare la zampata decisiva per far uccidere sportivamente ovviamente la formazione ospite. C'è l'errore di Paiola, ancora un'occasione per Campli per ricucire, fallo di Paiola su Thiam, secondo per Paiola, cambio per Ancona, esce Paiola, rientra a casa grande. Cambio anche per Tarquini, è uscito Miglio e rientra Milosevic. Milosevic statisticamente è il giocatore più in vista di questo Campli, che sinceramente non si è visto abbastanza in questa match. Ancora un fischio, ancora a fermare il gioco, cronometro, stavolta il fischio è ai danni di Valerio Polonara, fallo per lui, fallo, primo fallo di Polonara dell'intero incontro. Scortica contro Redolf, perde il pallone, lo recupera Casagrande e va a subire fallo da parte di Scortica. Riparte Ancona con 12 punti di vantaggio. Filippo Centani in palleggio, opta per la soluzione a sinistra, su di lui adesso c'è Milosevic, fuori per Simone Centani, fallo di Milosevic. Appena due punti per Milosevic in una media stagionale che diceva di 15, superava i 15 lunghezze. Riparte Ancona con Redolf, il taglio di Simone Centani, Polonara poi per Riccardo Casagrande che ritorna a segnare dopo i 17 punti dell'intervallo, non aveva più avuto modo di andare a canestro, lo rifà adesso e gioco da tre punti con Ancona che tocca ora il più 15, 70-55. Scortica, il palleggio del numero 12, Rajcevic contro Casagrande, ancora Rajcevic opta per la soluzione personale, il tiro è lungo, rimbalzo di Redolf. Simone Centani da tre punti va a realizzare mettendo ora il più 18, massimo vantaggio per Ancona in questo inizio di ultimo quarto, 73-55. Scortica si alza da tre punti e va a sbagliare, rimbalzo di lungo catturato da Simone Centani. Ora Simone Centani di nuovo da tre punti e arriva a più 21, lo scarto 7-6-5-5, time out per Tarquini.
Termine il time out di coach Tiziano Tarquini sul 76-55 per la formazione della Luciana Mosconi Ancona, che tocca il più 21 grazie alle due triple consecutive di Simone Centanni, che hanno fatto seguito al gioco da tre punti di Ricky Casagrande. Quindi un 9-0 che suona come il colpo del KO per la squadra farnese. Ora in attacco con Scortica, che non vuole mollare, palla persa recuperata da Casagrande. Polonara attacca la Luciana Mosconi con Redolf ora in mano per Centanni. Ricky Casagrande contro Milosevic, si gira e va a subire fallo. Ricky Casagrande con le due triple. Simone Centanni è arrivato a quota 19, il miglior realizzatore dell'intera serata. Rimane proprio Casagrande con 20 punti, 4 su 4 da 2, 2 su 3 da 3. Aggiungiamoci anche il 6 su 6 ai liberi. Ogni volta che Casagrande ha alzato la mano ha fatto malissimo. Polonara servito da Simone Centanni, 78-55, più 23, con Ancona che adesso vede tutti in discesa. Polonara per Casagrande, Redolf, palla che staziona nell'angolo, ancora Casagrande, ribalta per Polonara, nell'angolo per Centanni, lì fondo e fallo da parte di Miglio. Campli dà la sensazione di aver mollato un po'. C'è il cambio per Marsigliani, entra in campo Alessio Zandri, altro Baby 2001 per la Luciana Mosconi, proveniente dalla cantera del Camp Stamura. Minuti quindi anche per lui. Intanto Centanni continua a litigare al tiro libero. Per Filippo Centanni 1 su 2. 79 Ancona, 55 Campli. Campli si è fermato, ha segnato soltanto 4 punti in questo ultimo quarto. Milosevic contro Zandri, c'è il recupero di Simone Centanni che va a servire Polonara per il canestro dell'81-55. Si va verso gli ultimi 5 minuti di puro garbage time ormai, con la Luciana Mosconi che in prepotente accelerata finale, complice anche un evidente calo da parte del Globo Campli. Zandri appoggia la tabella, sbaglia, rimbalzo di Milosevic, attacco Campli, Faragalli per Bona nell'angolo, il fallo di Zandri dovrebbe essere, esatto, fallo di Zandri, primo fallo per Alessio Zandri. E c'è il cambio per Tarquini, esce Faragalli e rientra in campo De Sanctis. Liberi per Pekovic, sbaglia il primo. Corto il secondo, rimbalzo però di Bona. Ancora Campli in attacco, 4.45 per chiudere il match. De Santis, il palleggio contro Centanni e c'è un canestro in penetrazione da parte di De Santis. 8 punti per lui, 81-57. Casagrande nel cuore dell'area, viene raddoppiato, poi fermato ancora fallosamente, stavolta da Miglio per Riccardo Casagrande. 7 falli subiti in questa partita, in piena media stagionale, lui che ne subisce mediamente 8.
e ripetiamo, è il giocatore con più falli subiti dell'intero girone C. Liberi per Ricky Casagrande, sbaglia il primo errore dalla lunetta dopo il 6 su 6. Anche un calo di concentrazione può sicuramente starci. Realizza 1 su 2 e cambio proprio per Riccardo Casagrande, che va a prendersi gli applausi meritati di compagni e pubblico, ed è rientrato Luini. 8-2-5-7, 4 minuti e 15, Milosevic per Miglio, sotto va a realizzare il suo 9° punto personale. Ultimi 4 minuti che hanno ben poco da dire. Probabilmente ora ci sarà il tentativo di far segnare Zandri, che invece perde palla. Magari ci sarà anche la possibilità di vedere l'esordio in Serie B di Alessandro Bolognini. Vedremo. Tanto Miglio dalla 3 punti è andato a segnare ancora. Arriva in doppia cifra Miglio, meno 20 per Campli, e falli in attacco di Simone di Filippo Centanni su De Santis. Riparte Campli con Bona, De Santis in palleggio. La ricezione di Milosevic, contro lui c'è Zandri. Duello tutto tra under. Milosevic alza, sbaglia, rimbalzo di Polonara. Filippo Centanni nell'angolo per Simone. Centanni da 3 punti. Aggiusta le sue cifre. 22 i punti di Simone Centanni. In media con la sua abitudine stagionale. Adesso l'errore, rimbalzo di Luini che va a complicarsi un po' la vita, a sbagliare. Rimangono a 23 i punti di vantaggio per la Luciana Mosconi. Ultimi 2 minuti e 40, corre il cronometro di una partita che ormai non ha più nulla da dire. Si pensa quindi già alla prossima giornata, dove la Luciana Mosconi troverà sicuramente un livello di difficoltà enormemente più alto. Si va infatti nella tana della Janus Fabriano nel derby del Palaguerrieri. Campli invece tornerà a giocare in casa, e anche per la formazione di Tarquini ci sarà un derby, sarà infatti il Pescara, squadra che veleggia ai quartieri altissimi della classifica, a far visita al Palasport Farnese. Milosevic è andato a segnare da 3 punti, prosegue la partita 87-65. Zandri nell'angolo va in entrata, poi Luini, Filippo Centanni da 3 punti, anzi da 2 punti. E c'è adesso il cambio, esce Simone Centanni, chiude la partita a 22 punti, il miglior realizzatore della serata bianco-nero-verde, e fa il suo esordio in campo e in Serie B Alessandro Bolognini. Gloria quindi anche per un altro 2001 in campo, quindi dopo essere partito in quintetto con Yannick Giombini. La Luciana Mosconi chiude la serata facendo giocare sia Alessio Zandri che Alessandro Bolognini. L'errore di Campri, rimbalzo di Polonara, riparte ancora con gli ultimi 75 secondi di partita. Eccolo Bolognini, Polonara fuori per Zandri da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Luini, fuori ancora, stavolta Polonara ci pensa, poi ormai si cerca di far giocare, segnare i baby. A proposito di baby, ci pensa Polonara da 3 punti, ha detto baby sì, ma ci penso, segno anch'io. 9-2 Ancona, 6-5 Campli, con Campli comunque che ha ceduto soltanto nell'ultimo quarto. Lo scarto finale così evidente, marcato, è arrivato soltanto nell'ultima frazione di gioco, quando Campli ha veramente staccato la spina.
e Ancona ha approfittato. Ovviamente, come è logico che sia, Polonara, c'è il pallone sporcato da Vona. Ultimi 30 secondi di partita, Ancona quindi torna alla vittoria dopo le due sconfitte contro San Severo e Pescara, aggiorna il suo bilancio a 10 punti, 5 vittorie, 4 sconfitte nelle prime 9 giornate, senza dimenticare che ancora ha 10 punti ma ha giocato con San Severo, Bisceglie e Pescara, tutte squadre di altissima classifica, sicuramente più che positivo il primo bilancio della formazione dorica in questa Serie B. Ricordiamola, Luciano Mosconi, matricola del campionato cadetto, ultimi 16 secondi, probabilmente non si riuscirà a far festa con i baby che vanno a canestro. Finisce qui, eccola, ormai ci si saluta per il finale, arriva il finale, la Luciano Mosconi Ancona torna alla vittoria battendo la Globo Campli 92 a 65.